se non si fa qualcosa e si lascia Srebrenica morire completamente, in quel caso sì, il nazionalismo ha vinto. Se a Srebrenica non c'è convivenza tra diversi gruppi etnici, allora il messaggio nazionalista ha vinto. Nel momento in cui invece ritorni, nel momento in cui invece vivi, perdoni anche coloro che hanno fatto quello, nel momento in cui reinstauri i rapporti, allora qual è la miglior risposta ad un genocidio, una pulizia etnica, al nazionalismo? La nostra idea qui è di costruire un villaggio nel vecchio stile e di farci 5 casette in legno il prossimo anno e poi un mulino e una stalla per i cavalli. L'idea è di utilizzare questo spazio come il quartier generale delle nostre attività di camminate, trekking, di ricreazione nella natura, di età natura, anche di laboratori per i bambini, di riportare i bambini in una dimensione naturale, fargli conoscere la natura direttamente sul posto, insegnarli a come vivere in natura, come coltivare la terra, come lavorare con gli animali. Oggi viviamo in Europa un forte periodo di recessione economica, di crisi economica e anche un ritorno forte dei nazionalismi. Sono gli stessi fattori che hanno portato alla guerra nei Balcani e alla dissoluzione della ex Jugoslavia. Srebrenica per quello deve insegnare tanto e far riflettere le persone oggi su quello che sta succedendo in tutta quanta Europa. Dall'altra parte riportare anche le persone ad un livello molto più umano e rispettoso verso il mondo in cui viviamo. Continuiamo ad annientare le risorse primarie che sono quelle più importanti per la vita. La guerra ti dimostra come senza natura non puoi sopravvivere. Nel senso che nel momento in cui Srebrenica fu assediata era impossibile importare cibo dal di fuori, non c'era più mercato, quindi solamente le persone che vivevano nei villaggi sapevano coltivare la terra, che avevano bestiame e riuscivano ad avere cibo. Ritrovi quella condizione umana del saperti accontentare, ma anche del saper apprezzare la terra in cui vivi, perché da quella stessa terra direttamente dipendi, di quello oggi ci scordiamo. Noi usiamo spesso e volentieri la storia dell'araba fenice. Quindi l'araba fenice si ricrea, si brucia, dalle sue ceneri rinasce sempre più bella e più forte. La stessa cosa è per noi Srebrenica. Quello che è successo nel 95 è qualcosa di terribile, ha completamente distrutto la città, ma questo non impedisce che da questa città rinasca speranza, che si imparino le lezioni di Srebrenica.